Cominceremo proprio con il più grande mammifero terrestre, cioè l'elefante. Negli ultimi anni sono state scoperte molte cose sugli elefanti. Dei ricercatori li hanno osservati a lungo, da vicino, vivendo con loro, viaggiando con loro nei lunghi spostamenti della savana. E ne è uscito fuori un ritratto molto sorprendente di questi pachidermi, perché si è scoperto che hanno un'organizzazione familiare molto più complessa di quanto si pensasse. Un branco di elefanti è una specie di tribù con le sue regole, le sue rivalità, le sue gerarchie e una troupe televisiva, grazie al lavoro di Cinzia Moss, che da oltre 20 anni studia gli elefanti nel parco di Amboseli, ha potuto seguire uno di questi gruppi familiari filmando la loro vita, gli scontri tra i maschi, ma anche il comportamento dei cuccioli appena nati e delle loro madri. L'ambiente è uno dei più suggestivi, è il parco di Amboseli, appunto, ai piedi del Kilimangiaro. E il filmato racconta anche la difficile ricerca dell'acqua nella stagione secca, quando il calore è insopportabile e ogni passo solleva nuvole di polvere. Un pericolo è sempre in agguato per questi branchi di elefanti ed è quello delle imboscate dei cacciatori d'avorio. È come se agli angoli di strada qualcuno vi uccidesse per portarvi via i denti. In molte zone dell'Africa questa caccia illegale ha causato devastanti estinzioni di elefanti. Qui però, grazie soprattutto all'impegno di ricercatori, di rangers e di volontari, la criminalità organizzata della savana è stata limitata al massimo. Seguiamo dunque insieme agli operatori della NDR questa tribù di pachidermi nella savana del Kenya. In passato si spostavano nelle steppe e nelle savane dell'Africa in branchi numerosissimi. Ora, a causa dell'incredibile aumento degli insediamenti umani, gli elefanti sopravvivono solo in alcuni parchi naturali. Il parco nazionale di Amboseli, nel sud del Kenya. Le ombre della notte gravano ancora sulla savana e già sulle nevi del Kilimanjaro si avverte il primo sole. In nessun luogo dell'Africa orientale come ad Amboseli gli elefanti sono stati oggetto di un tale spietato massacro per il traffico dell'avorio. Gru coronate. Hanno trascorso la notte sulla chioma di una caccia. Ora, di prima mattina, volano sulla savana alla ricerca di cibo. Anche l'aquila urlatrice scruta già in cerca di preda.
Un altro rapace cerca di catturare il più possibile i raggi del sole che sorge lentamente. Oggetto del nostro documentario sono gli elefanti, i grigi giganti di Amboseli. Un branco di femmine con i loro piccoli si sposta nella savana, seguito da due grandi maschi. Uno dei due è nella stagione degli amori, nel periodo dell'accoppiamento. In questo periodo il suo corpo produce una grande quantità di ormoni sessuali. L'urina che emette continuamente gli tinge di scuro la parte interna delle zampe posteriori. Notiamo questi segni in ogni maschio che avviciniamo. Nella stagione degli amori è irritabile e aggressivo. Sarebbe meglio evitarlo. Agli etologi si raccomanda prudenza, anche se la maggior parte degli elefanti che vive qui da molto tempo ha imparato a riconoscere il nostro fuoristrada. Dal 1972 l'americana Cynthia Moss studia gli elefanti di Amboseli. Qui conduce esami ossei su di un cranio. Biochimici e genetisti potranno desumere da questi esami i vari gradi di parentela. In oltre 20 anni di lavoro, Cynthia Moss e i suoi collaboratori hanno potuto ricostruire la genealogia di gruppi familiari molto numerosi. Possono riconoscere gran parte dei circa 800 elefanti che attualmente vivono ad Amboseli. Gli etologi distinguono gli elefanti non con un numero, ma con un nome. Ciascun animale ha un proprio carattere e una propria personalità. Eco è la femmina guida di un gruppo di 13 elefanti. Le femmine adulte di questo nucleo familiare sono imparentate fra loro. C'è l'elefantessa madre, le figlie, le sorelle, le zie. I figli maschi abbandoneranno questo gruppo a circa 13 anni, quando diventeranno sessualmente maturi. Tolstoi, che ha 23 anni, si è unito al branco di Eco ed è stato tollerato anche se è un maschio adulto. Un'eccezione. Generalmente i maschi conducono una vita appartata. Qualche volta seguono ancora le femmine, obbedendo all'istinto dell'accoppiamento. Come per un'intesa segreta, gli elefanti capiscono a grande distanza quando una femmina è in calore. Si può allora giungere a uno scontro tra maschi. Questi due non sono nella stagione degli amori e quindi la loro prova di forza è solo un gioco. Il maschio Aid non si cura dei rivali. È nel periodo dell'accoppiamento e ciò lo rende più aggressivo. Va da una femmina all'altra e controlla se una di loro è in calore. Anche se gli elefanti maschi diventano indipendenti a 13 anni, si interessano all'altro sesso solo a 25-30 anni. Questi due sono nel pieno della maturità. Presto, come ogni anno, entreranno nella stagione degli amori. Questa fase di eccitazione sessuale dura circa 3 mesi ogni anno. Il mese in cui si verifica varia da animale ad animale. Anche il calore delle femmine, il periodo dell'ovulazione, dipende da soggetto a soggetto. Durante questo periodo, quindi, ogni maschio vaga da un branco all'altro annusando le femmine adulte e dall'odore riconosce quella pronta per l'accoppiamento. Aid ha molto successo. Eudora, il cui odore indica il calore imminente, è ferma, paziente e tranquilla. Un maschio particolarmente forte si avvicina al branco. Anche lui ha annusato Eudora. Fiuta l'aria con la proboscide. La coppia di innamorati non gli presta attenzione. Eudora è una femmina molto piccola di 22 anni. L'elefantino vicino a lei è il suo primo figlio Elspeth, di 5 anni. L'anno scorso ha perso il suo secondogenito. Ora è di nuovo in calore e attira le attenzioni anche dei maschi giovani del branco.
Aid ha 31 anni. Le sue ghiandole sono ingrossate ed emanano una secrezione, un altro segno della stagione degli amori. Come da rituale, Eudora dapprima fugge, poi si ferma e aspetta. Aid non è di cattivo umore, come sono di solito i maschi nel periodo dell'accoppiamento. È dolce e quasi affettuoso. Infine, Eudora cede e, avanzando lentamente, lo precede. Attratto dall'odore di Eudora, ogni maschio adulto nelle vicinanze, che sia o no nel periodo dell'accoppiamento, desidererebbe accoppiarsi con lei. Ma ad allontanarli è l'odore caratteristico del maschio in calore. Se però ce ne fosse un altro nella stagione degli amori, rischierebbe un duello, nonostante la superiorità fisica di Aid. Eudora si è fermata. Aid posa su di lei la proboscide. La presenza del maschio nella stagione degli amori rende irrequieto l'intero gruppo. E finalmente è pronto. Aid fa leva sulle zampe posteriori per non schiacciare Eudora con il suo considerevole peso. Nei due giorni seguenti, Aid rimane con Eudora e il suo branco. Eudora gli rimane sempre vicino, così da scoraggiare gli altri maschi. Solo dopo 4 o 5 giorni, quando la fase del calore, dell'ovulazione è terminata, Aid proseguirà da solo il suo cammino. Echo, facilmente riconoscibile dalle zanne incrociate, guida di nuovo il branco. Le femmine degli gnu hanno i figli. In pochi minuti il piccolo nasce e si regge già sulle zampe. Per garantire al massimo la sopravvivenza dei piccoli, gli gnu hanno un'insolita strategia. Tutte le femmine partoriscono quasi contemporaneamente, in febbraio, perché i predatori non possano divorarli tutti. Per gli elefanti è diverso. Gli accoppiamenti sono distribuiti nell'anno e i piccoli possono nascere in qualsiasi mese. Questo qui è nato la scorsa notte. Il piccolo gnu ha difficoltà a reggersi sulle zampe. Un adulto sembra interpretare i suoi goffi movimenti come un invito al gioco. Si solleva con le zampe posteriori, ma come fare a raggiungere una simile altezza? La madre si limita a guardare, come è tipico degli gnu. Il comportamento dell'elefantessa madre è molto diverso. Con la proboscide aiuta il suo piccolo a superare ogni ostacolo. Perché questo piccolo gnu si regga sulle zampe ci vorrà molto tempo. I primi passi lo portano verso il latte materno. La madre, riconoscibile dal cordone ombelicale, lo aiuta poco. Nei primi giorni di vita l'elefantino difficilmente si allontana più di un metro dalla madre. La madre è uscita dal fango. Il piccolo aspetta più di 2 ore l'occasione favorevole per arrivare ai capezzoli. Per succhiare il latte, getta indietro la proboscide e aspira direttamente con la bocca. I capezzoli delle elefantesse sono tra le zampe anteriori. I
Il neonato viene accarezzato e coccolato da tutti. Può tentare di succhiare dalle sorelle adulte o dalle zie, ma senza successo perché non hanno latte. La gestazione è durata 22 mesi. Alla nascita l'elefantino pesa circa 100 kg. A confronto con le 3 tonnellate della madre o le 6 di un maschio, sembra un pigmeo. Per i piccoli gnu, con la nascita è iniziata la lotta per la sopravvivenza, perché li aspetta un esercito di nemici. Le madri non possono difenderli efficacemente dai predatori. Così, già a un'ora dalla nascita, per salvarsi devono riuscire a fuggire insieme alla madre. Tarda mattinata, un nuovo branco di elefanti lascia la protezione della foresta e avanza nella savana. Gli elefanti si ferma sospettoso. Vedono male, ma hanno un odorato piuttosto buono. Una leonessa mette in agitazione gli elefanti, anche se la regina dei felini non rappresenta un pericolo. Anzi, fuggirebbe se gli elefanti le si accostassero troppo. Amboseli deve al Kilimangiaro, alto circa 6.000 metri, la gran quantità di specie animali. Raramente la montagna è sgombra di nuvole come stamattina, per lo più alla cima coperta da fitte nubi minacciose. L'acqua penetra nei suoi fianchi e torna in superficie ad Amboseli formando stagni, laghi e acquitrini. Non c'è da stupirsi che nella calura crescente del giorno gli elefanti si radunino qui. I giovani maschi colgono l'occasione per scherzosi giochi di forza. La proboscide, una specie di ornamento dalle possibilità miracolose. Un gigante solitario si dirige verso l'acqua. È Iain, il maschio più grande di Amboseli. Dall'altra parte arriva un branco di femmine con i piccoli. Il gigantesco Iain ha circa 50 anni. Dionysos ha già superato i 50. Raramente gli elefanti vivono più di 60 anni. Un maschio più giovane lo accompagna, quasi volesse proteggere il vecchio. C'è una zona di Amboseli dove vivono solo maschi adulti. I branchi delle femmine e dei piccoli evitano questi rifugi dei giovani. Qui i maschi vengono in piccoli gruppi, stringono amicizie, lottano.
Ogni maschio si stabilisce prevalentemente in queste zone per 9 mesi all'anno. Nei rimanenti mesi è nella stagione degli amori, abbandona quindi gli altri maschi e vaga alla ricerca di un branco di femmine. Spesso il raggio d'azione dei maschi giunge oltre i confini del parco, fino agli insediamenti dei Masai. Si possono allora verificare scontri pericolosi. Qui i sentieri si incrociano. I Masai sono riusciti a trovare in tempo un rifugio. Si è creduto a lungo che gli elefanti avessero luoghi in cui andavano a morire, ma i cimiteri di elefanti sono solo fantasie dei cacciatori d'avorio. Ciò che realmente avviene è un misterioso rituale attorno ai resti dei compagni morti. Questi maschi toccano e annusano il cranio di un elefante che certamente conoscevano. A volte questi resti vengono portati via o ricoperti con dei rami. Gli elefanti non si comporterebbero così con i cadaveri di altri animali. Nessuno è in grado di spiegare questo modo di agire. Nel periodo di siccità l'erba è secca, ma le radici sono ugualmente nutrienti. Gli elefanti calpestano queste radici, le dissotterrano con cautela per poi afferrarle con la punta della proboscide e mangiarle. Anche le femmine lavorano con questa tecnica. Il piccolo imita la madre. Non sa ancora bene a cosa serva tutto ciò, per lui si tratta piuttosto di un gioco. In fin dei conti, a questa età c'è ancora a disposizione il latte materno. Un elefante adulto mangia ogni giorno più di un quintale e mezzo di erba o foglie, un'attività faticosa che occupa circa 18 ore al giorno. In febbraio, al culmine della stagione secca, gli elefanti si incontrano soprattutto in questa zona. Questi acquitrini di Amboseli, dove a mezzogiorno vorticano le trombe d'aria, sono quasi oasi in questo luogo semideserto e attirano i branchi da lontano. I quasi 60 gradi centigradi a terra deformano i contorni. L'enorme elefante maschio sembra un miraggio. Si avvicinano sempre nuovi branchi, maschi, femmine, piccoli, tutti insieme si dirigono verso l'acqua. Ma si tratta solo di un'unione temporanea. Si riformano i piccoli gruppi delle madri con i loro elefantini. L'arrivo all'acquitrino. Si dispongono quieti uno accanto all'altro.
I maschi emergono tra le femmine e i piccoli come delle rocce. Finora sono passati più di 200 elefanti. Si radunano sempre più maschi, ma l'incontro è occasione di liti. In uno dei branchi c'è una femmina in calore, i maschi sono irrequieti. Naturalmente ognuno cerca di annusare la femmina pronta all'accoppiamento. I pretendenti non dormono. È di nuovo chiaro che basta l'aspetto e l'odore dell'altro per decidere tra l'attacco e la fuga. Per questo giovane maschio non esistono problemi. Cammina ancora con la mamma ed è già molto interessato al mondo circostante. Ma a volte il suo stesso coraggio sembra spaventarlo e allora torna dalla mamma. I bagni di fango non solo rinfrescano, ma sono anche utili contro i fastidiosi parassiti. Sono soprattutto le zecche a tormentare gli elefanti. Con il fango secco riescono a pulirsi benissimo. Se un piccolo di zebra, tra i tanti animali che vengono all'acquitrino, perde di vista la madre, la notte cade vittima dei leoni e delle iene. A un elefantino questo capita molto di rado. Tuttavia, in questo caso è anch'esso una facile preda. La cosa più sicura è rimanere sempre molto vicini alla madre. Come fossero ricoperti di cioccolata, i branchi continuano a camminare nel fango e passano al fresco il primo pomeriggio. Ora non c'è quasi nessun animale sulle distese della steppa, solo alcune zebre sfidano la polvere e il caldo. Le radure con gli alberi di acacia sono quasi prive di vegetazione. Le trombe d'aria sollevano la polvere dal terreno. Gli acquitrini sono la linfa vitale di Amboseli, ma la vegetazione sulle rive scompare tanto più rapidamente quanto maggiore è il numero di elefanti che vi cerca rifugio. Per raggiungere meglio il fogliame e le chiome degli alberi, i rami vengono strappati e interi alberi abbattuti. Ma perché l'albero si secchi, basta staccarne appena la corteccia. Un
Una volta abbattuti, gli alberi non rinascono più. Su Amboseli non cadono più di 200 mm di pioggia all'anno, dunque un clima quasi desertico. E ci sono anni in cui non piove mai. Oggi piove appena su pochi chilometri quadrati vicino al Kilimangiaro. Quasi ogni giorno, durante le ore più calde, la montagna è avvolta da dense nubi. Qui c'è il deserto, là sopra fitta nebbia. Nel tardo pomeriggio le nubi si aprono e la vista sulle nevi della vetta si libera. Ora in febbraio ad Amboseli incontriamo soprattutto gli uccelli che vengono a svernare dall'Europa. La cicogna è la più appariscente. Sullo sfondo del Kilimangiaro le cicogne cercano un albero per riposare. Non sono stati solo gli elefanti a distruggere gli alberi e a modificare Amboseli. Dove prima era la steppa, sono sorti negli ultimi 5 anni nuovi laghi. L'acqua dei pendii del Kilimangiaro porta in superficie alcuni sali dagli strati più profondi del terreno, soprattutto bicarbonato di sodio. Nasce così un nuovo spazio vitale, un lago salato, ideale per i fenicotteri, prima quasi del tutto assenti ad Amboseli. Ma gli elefanti evitano l'acqua salata, perché non è adatta né per bere né per lavarsi. La vegetazione inizia a diradarsi sempre più. Il sale presente nell'acqua del sottosuolo distrugge gli alberi. Tardo pomeriggio. I branchi hanno lasciato gli acquitrini, le madri dormicchiano, i piccoli giocano. Anche le lotte servono a evidenziare il maschio che diventerà più forte. La lotta dei giganti in miniatura. Un elefantino ne ha abbastanza di giocare e va a prendere il latte. L'altro è indeciso. Il primo ora è stanco. L'altro si sdraia a terra senza indugi. Forse sogna di lottare con delle grosse zanne. È proprio faticoso. Ma quando passa il fratello più grande, il primo è di nuovo là, anche se solo per un breve saluto.
Più tardi, l'altro torna e fa il gioco preferito dei piccoli, mimare una lotta. Dovrebbe essere un invito al gioco, ma non trova quasi mai una buona accoglienza. Il gioco dei piccoli ci ha fatto accostare troppo. Ci sorprende il modo in cui una madre ci fa capire che dobbiamo mantenere una certa distanza dai suoi figli, ma è solo una minaccia, come dimostra anche il suo indietreggiamento. Gli elefanti di Amboseli sono giganti pacifici, fino a quando si rispetta la loro privacy. L'elefantessa guida minaccia, ma non aggredisce. In nessun altro luogo gli elefanti africani tollerano i bianchi come ad Amboseli. Temono solo i cacciatori masai. Gli elefanti si spostano nel parco di Amboseli e oltrepassano a volte i confini della Tanzania. Là, appena fuori del parco, nell'autunno del 94 si appostarono dei cacciatori tedeschi e spararono a due dei più grandi maschi di Amboseli. Una facile preda, perché gli elefanti non li consideravano dei nemici. Bene, professor Mainardi, abbiamo visto quanto sia articolata questa società degli elefanti. Sono animali molto intelligenti, sì, con un forte spirito di gruppo, si potrebbe dire. E questa socialità comporta poi sempre nel gruppo un aiuto reciproco. Ora, si può parlare in qualche misura di altruismo per gli animali? Beh, è abbastanza frequente l'altruismo tra gli animali, cioè il fatto che un individuo compia delle azioni che non avvantaggiano se stesso ma altri della stessa specie. E qui vediamo un primo esempio. Questo è un caso facile, quello che si chiama mutualismo, cioè i pellicani, che sono degli animali pescatori, come tutti sanno, possono in certe circostanze mettersi insieme, creare una sorta di cooperativa, potremmo dire, e fare una pesca di gruppo, dove tutti fanno la stessa azione, ma questa azione li avvantaggia tutti. Perché è come una rete che prende più pesci, in sostanza. È una rete che prende più pesci mettendosi tutti insieme e circondandoli, e qui è molto facile capire come l'azione del singolo avvantaggi anche gli altri individui. Più complicati sono altri casi. Qui vediamo per esempio il caso della suricata, che è un animale che fa da sentinella. Allora, il suo vantaggio qual è? Il vantaggio è del gruppo in questo caso, perché il singolo individuo che fa la guardia, in un gruppo ce n'è sempre almeno uno che fa la guardia, in quel momento non ci guadagna perché non mangia, attrae molte volte, dando l'allarme e anche l'attenzione dei predatori, per cui rischia, però intanto da un lato... Ma ci deve essere un avvicendamento, ecco, perché altrimenti lo fanno. E poi, così come avveniva per gli elefanti, anche in questo caso l'altruismo non è rivolto verso tutti i membri del gruppo, ma verso i parenti, per cui è un altruismo che si potrebbe anche chiamare nepotismo, anche se per noi non suona tanto bene questo termine. C'è un terzo caso molto interessante che invece presenta un altruismo di tipo tutto diverso. Un altruismo diverso entra nella categoria dell'altruismo reciproco. Le scimmie cinocefale, babbuini, amadria di gelade, che sono scimmie molto sociali, che hanno dei gruppi, hanno un maschio predominante che è sempre molto attento quando ha qualche femmina in estro. Ecco, qui abbiamo visto un maschio giovane che lo minaccia in qualche misura. Abbiamo visto un maschio giovane perché l'altruismo in questo caso consiste nel allearsi da parte di due maschi giovani e mentre uno va a distrarlo, a provocarlo in modo da staccarlo dalla femmina e farsi inseguire, in questo modo anche rischiando di essere malamente aggredito, l'altro maschio va a insidiare la femmina cercando di fecondarla. Quindi, come direbbero i militari, una manovra diversiva. È una manovra diversiva e qui diventa fondamentale appunto che ci sia una reciprocità, e cioè che l'individuo altruista
si allei con un altro individuo altruista e che facciano una volta l'uno e una volta l'altro, perché altrimenti il vantaggio non ci sarebbe. Perché in realtà nel altruismo animale sotto sotto c'è sempre una sorta di egoismo dilazionato nel tempo. Cioè non è che l'altruista lo faccia proprio per niente, o aiuta i parenti e in questo modo manda avanti i propri geni, o aiuta direttamente se stesso, come appunto è nel caso di questi babbuini. Grazie, professor Mainardi.